Ragazzo è chiaramente pentito, il ragazzo diciamo, ha chiesto scusa ai genitori, presto valuteremo la possibilità comunque di scuse anche alla famiglia del povero musicista. Sicuramente ha metabolizzato il suo gesto e comunque è molto provato e molto 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 risentito per quello che ha commesso. Ho visto l'intervista del papà, ovviamente non ho commenti perché è chiaramente visibile a tutti, insomma, l'essere affranti. Sulle indagini nessuna novità, ieri hanno fatto l'esame autoptico e quindi siamo in attesa del deposito dell'elaborato peritale relativa, diciamo, alla salma del defunto. Per adesso resta quello che lui ha dichiarato in sede di interrogatorio. Questo è quello che resta, c'è stata una rissa, il gesto rimane, il gesto che comunque è relativo, diciamo, alla sua confusione, alla sua, diciamo, stato d'animo che non si è capito in quel momento cosa è successo. Sul possesso dell'arma, il ragazzo ha dichiarato, insomma, che l'arma era in dotazione anche ad altre persone. Questo, diciamo, è un aspetto che poi chiariremo anche nel corso del processo. Il ragazzo è chiaramente pentito, il ragazzo, diciamo, ha chiesto scusa ai genitori, presto valuteremo la possibilità comunque di scuse anche alla famiglia del povero musicista. Sicuramente ha metabolizzato il suo gesto e comunque è molto provato e molto 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 risentito per quello che ha commesso. Mi sembra molto prematuro parlare di strategia difensiva. Il ragazzo ha messo gli addebiti, comunque è chiaro, è palese, è ormai assodato questo dato. Quindi cercheremo di fare il meglio possibile per garantirgli una difesa adeguata. Ragazzo rischia abbastanza, rischia è riduttivo parlare di rischia. Il ragazzo è affranto perché non solo ha rovinato la vita, diciamo, di un ragazzo, ha rovinato la sua e ha rovinato la vita di due famiglie. Quindi già questo basta per essere corrucciato e comunque dispiaciuto, enormemente disperato, oserei dire. Il ragazzo ha avuto un trascorso difficile, questo è assodato. Ha avuto un episodio che poi, quando aveva 13 anni, e la sua non imputabilità comunque lo ha spinto, diciamo, i magistrati a fargli intraprendere un percorso di 3 anni. Ancora il ragazzo è sotto shock, ancora quello che le posso dire è che comunque il ragazzo è restio a parlare disperato, quindi da questo punto di vista è difficile anche parlarne, è una tragedia per tutti.